Gli occhiali da sole ne esistono veramente migliaia di tipi, bianchi, rossi, polarizzati, da uomo, da donna, ripieghevoli, insomma di tutto di più. Da sole, da vista, da sole, mista vista, bifocali, trifocali, di tutto insomma. Ma come questi, che adesso vado a descrivere, non si sono mai visti. Cosa vi presento oggi? Purtroppo non ce li ho qua con mano, ma sono già in vendita, vi dico già questo, a un prezzo di 100 euro. E sono degli occhiali inventati dalla Citroen, cioè non inventati ma in vendita dalla Citroen. Voi dite, Citroen cos'è, un negozio di occhiali? No, Citroen è quel marchio di macchine, quello che vende le auto, la Citroen francese, che ha inventato i Citroen. Adesso vi dico cosa fanno questi occhiali. Allora, praticamente, ormai le vacanze sono alle porte, ma si deve partire, bisogna partire o in macchina, in aereo, o in treno, in moto, in pullman, qualcosa si deve fare, e si usano dei mezzi di trasporto. E circa 30 milioni di europei soffrono della chinetosi. E voi mi dite, ma che cos'è la chinetosi? È la nausea, il mal d'auto, diciamo. Anch'io ne soffro, infatti voglio sempre stare davanti in macchina, perché se sto dietro, poi magari non so se mi metto a usare il telefono o a leggere un libro, dopo mezz'ora di viaggio, diciamo, bene non benissimo. E così, insomma, diciamo che la Citroen ha buttato fuori il Citroen. Che cosa sono? Non è un nuovo modello di macchina, ma è l'occhiale che riesce a curare il mal d'auto. Praticamente è un occhiale, non da sole perché non ha lenti, che una volta messo addosso, come vedete dalle foto è ridicolo, grazie a questi occhiali appunto viene riprodotta la linea dell'orizzonte tramite un liquido colorato, così da ingannare in un certo senso i nostri sensi, e così non si ricade nel mal d'auto. Cioè praticamente questo liquido, muovendo la testa, si muove anche lui, e noi guardandolo appunto, non lo so cosa ci succede, siamo illusi come se non fossimo in auto, come se l'auto non si muovesse, e quindi il mal d'auto viene messo da parte. Ma funzionano? Funzionano, perché ci sono stati appunto degli studi e c'è una percentuale di efficacia pari al 95%, che è altissima, quindi 95 persone su 100 hanno risolto il loro problema. In realtà questi occhiali non sono stati inventati dalla Citroen, ma da un'azienda chiamata Boarding Ring, e poi Citroen appunto li ha commercializzati giusto per aiutare questa startup. E funzionano, perché abbiamo letto che appunto il 95% dei casi positivi appunto risolvono il problema del mal d'auto una volta indossati. Cioè non che li indossate e poi li togliete, no, dovete tenerli su e il vostro mal d'auto se ne va via con la macchina. Quindi l'azienda startup ha creato il brevetto di questo oggetto, l'ha testato e tutto, mentre Citroen ha creato il design, che secondo me potevano fare molto di meglio. Insomma, è uscita male come alcune delle loro auto, loro osano sempre, ma secondo me l'occhiale non è un occhiale che io indosserei, però se mi risolve il problema lo proverei. Questi occhiali possono essere utilizzati da chiunque, quindi da partire dai 10 anni fino ai 200, quindi vanno bene per tutti. Ma il problema è, e se io porto gli occhiali? Fa niente, perché questi occhiali non hanno delle lenti, quindi sono fatti apposta da essere messi anche sopra i vostri occhiali. Quindi non lo so, voi magari volete mettere gli occhiali da sole, mettete gli occhiali da sole, oppure avete già i vostri da vista e sopra vi mettete i Citroen. Poi se avete una Citroen e indossate i Citroen, chissà cosa succede. I Citroen sono già in vendita sul sito Citroen, vi metterò il link qua sotto in descrizione per comprarli. E come vi sembrano questi occhiali? Ok, sono orribili, però se nel 95% nei casi risolvono, io intanto mi godo i miei occhiali per leggere a 90 gradi. C'è video dedicato, andatelo a vedere. Qua vi metterò il video, anzi no, qua vi metterò il video, e se vi piace iscrivetevi al canale e mettete un mi piace qua sotto. Ciao!